Someone called on the black plague. Qualcuno ha parlato della peste nera? I'm here. Eccomi qua. In this part two, in questa seconda parte vi parlerò del motivo per cui ci troviamo di fronte a crisi ricorrenti e sempre più gravi, il motivo per cui noi non impariamo le lezioni giuste dal nostro passato e dalle crisi del passato. E verso la fine scopriremo qualcosa che ovviamente vi è già stato detto più volte. Gli economisti, l'economia dominante, sono veramente pessimi a fare una cosa, cioè l'economia. Però di tanto in tanto vanno oltre l'economia e sono veramente pessimi, pessimi dal punto di vista etico e sono i principali oppositori e il principale pericolo per la democrazia in tutta l'Unione Europea in particolare, ma anche in America. Gli economisti ci dicono che vogliono essere giudicati sulla loro capacità di prevedere il futuro. Ebbene, noi accogliamo con favore questa loro ammissione, perché effettivamente se guardiamo come sono andati in termini di previsione, i risultati sono alquanti deludenti. Ma questo è proprio perché in pratica si sono sbagliati su tutto ciò che di importante potevano sbagliare da 3 decenni a questa parte. E forse proprio per questo non sono disposti ad ammettere i propri errori ed insistono sempre più invece nel seguire la politica peggiore. Come ho già detto, l'economia dà risultati particolarmente deludenti quando si entra in concetti come la moralità. Nella mia prima presentazione vi ho letto una citazione dell'Economist, o meglio dell'economista che ha svolto uno studio sulla crisi dei risparmi e dei prestiti e ha indicato che era razionale per questi saccheggiatori, questi ladri, concedere dei cattivi prestiti, dei cattivi mutui. Ecco qui la reazione di un economista, Greg Mankiw, quando ha sentito il lavoro di quella commissione nazionale e di quel futuro premio Nobel per l'economia, Jack Lagerlof. Ecco qui cosa ha detto quando ha sentito questa storia e ha reagito con un commento, diciamo, non casuale, era veramente chiamato a partecipare a quella discussione, aveva avuto la relazione una settimana prima, aveva potuto pensare alle sue reazioni e ha affermato: sarebbe irrazionale che i presidenti, gli amministratori delegati degli istituti di risparmio e mutuo non rubassero. Quindi non si tratta di una semplice reazione a botta calda su come ottimizzare la frode concedendo prestiti negativi. Dal punto di vista etico, ha detto che sarebbe stato irrazionale, quindi in realtà è diventato irrazionale quello che sarebbe stato razionale, anche se in questo caso appunto la conseguenza logica è quella di rubare. Ha pubblicato un interessante libro intitolato Moral Markets, Mercati Morali, che è uscito proprio a fagiolo nel 2008. È un libro con un tono trionfante sul capitalismo e su come il capitalismo renda più morali i mercati. Ma anche in questo libro c'è comunque questa frase: l'homo economicus è un sociopatico. L'homo economicus ovviamente è ciò che succede se le persone si comportano nel modo in cui gli economisti prevedono che si comporteranno. E questi scienziati che amano il capitalismo hanno detto: facendo così andrete a creare una nazione di sociopatici.
Greg Mankiw non è un economista qualsiasi. Il presidente Bush lo ha nominato presidente del Consiglio di Consulenti Economici del Presidente, quindi se vogliamo la principale, più importante posizione per un economista in America, dopo questo genere di affermazioni. Gli altri due signori sono i principali studiosi di diritto e di economia sul diritto societario e cito da un loro libro del 1991, quindi un'intera generazione di avvocati statunitensi hanno imparato questa frase. Una regola contro la frode non è un ingrediente fondamentale né importante dei mercati dei titoli. Il principale economista, che in realtà non è un economista ma un giurista, è Fischel, che ha lavorato per tre dei peggiori casi di frode, tra cui anche il peggio del peggio dal punto di vista di frode a istituti di prestiti e mutui. Li ha elogiati come la migliore azienda in America e poi, due anni dopo, ha scritto questo senza avere mai ammesso nei propri scritti di avere provato queste teorie anche nel mondo reale e di avere di conseguenza anche elogiato i peggiori casi di frode. Quindi questa è una grave disonestà accademica che si aggiunge al fatto di avere sbagliato ogni previsione. Cosa è successo a Fischel dopo aver sbagliato praticamente tutto quello che poteva sbagliare? È stato nominato preside del Dipartimento di Diritto dell'Università di Chicago, una delle principali posizioni nel mondo accademico statunitense. E anche Greenspan ha lavorato per alcuni tra i peggiori casi nel settore, Charles Keating Slings and Savings, e ha personalmente reclutato come economista per questo grave scandalo i cinque senatori statunitensi che sono interagiti che hanno interagito con noi per cercare di evitare che noi agissimo contro la più grave violazione nella storia del nostro paese, perché quella violazione era appunto collegata alla sua compartecipazione. E questi cinque senatori sono diventati noti e sono stati ridicolizzati come i Keating Five. A proposito, John McCain è stato uno di quei senatori che è venuto ad incontrarci e Alan Greenspan ha poi scritto una lettera dicendo che avremmo dovuto consentire a Lincoln Savings di fare questi terribili investimenti perché non rappresentavano un prevedibile rischio di perdita per i fondi federali e invece sono stati il costo principale per i fondi di assicurazione. Dopo aver sbagliato tutto ciò che si può possibilmente sbagliare, l'abbiamo nominato presidente della Federal Reserve. E quindi ecco qua un modello: promozione ed onori economici a coloro che sbagliano di più e nel modo più spettacolare, sempre che gli errori vadano a beneficio delle grandi banche che frodano. Allora, vediamo che cosa hanno previsto. Questa è una lista breve. Gli economisti neoclassici hanno previsto che, poiché i mercati erano efficienti, si sarebbero corretti da sé, che la frode era da escludersi automaticamente e che le bolle finanziarie erano impossibili. Ci hanno rassicurato dicendo che, poiché i banchieri erano interessati a difendere la propria reputazione e i valutatori e i revisori erano interessati alla stessa cosa, non ci sarebbe mai stata una frode e nessuno avrebbe nascosto o coadiuvato una frode. Avevano previsto che i massicci derivati finanziari avrebbero stabilizzato il sistema economico.
ci hanno detto, anche quando la bolla aveva raggiunto delle proporzioni superiori a quelle di qualsiasi precedente nella storia mondiale, che non c'era una bolla immobiliare negli Stati Uniti, che non c'era una bolla immobiliare in Irlanda, che non c'era una bolla immobiliare in Giappone, che non c'era una bolla immobiliare in Spagna. Ci hanno detto che pagando gli amministratori delegati delle massicce somme di denaro sulla base delle loro prestazioni a breve termine, questo avrebbe allineato gli interessi degli amministratori delegati con quelli degli azionisti e del pubblico, e quindi che era la cosa migliore da fare. Ognuna di queste previsioni si è dimostrata totalmente falsa. Anzi, c'è di più, ciascuna di queste affermazioni è stata falsificata prima addirittura che lui arrivasse a pronunciarle, e in realtà non è cambiato nulla. Che cosa hanno fatto allora a quei tempi? Hanno guardato l'Europa. Questo è Cato, ovviamente il nome trae ispirazione a un famoso romano, Catone, e nel 2007 il nostro Catone ha detto, mentre l'Islanda stava crollando in una crisi impressionante, ha detto quanto segue: il rinascimento economico dell'Islanda è una storia veramente notevole. Le riforme dalla parte dell'offerta, cioè tagli alle imposte, assieme a politiche come la privatizzazione e la deregolamentazione, hanno dato risultati prevedibili, ricordate, fare previsioni. Il reddito sta aumentando, la disoccupazione è quasi zero e il governo raccoglie un maggior gettito fiscale da una base più ampia. Quindi hanno tagliato le tasse, ma nel complesso il gettito fiscale è aumentato perché il paese stava crescendo a una velocità così impressionante. Perché? Perché le tre grandi banche islandesi erano tutte in realtà intente a frodare. E quindi c'era un tasso di crescita medio del 15% l'anno, e quando sono crollate nel 2008 rappresentavano 10 volte il PIL dell'intera Islanda e hanno subito una perdita del 60% dei propri titoli. Questa è stata la loro previsione. La previsione così positiva del fatto che la deregolamentazione, la bassa imposizione e la deregolamentazione inducevano una crescita economica. Hanno affermato qualcosa di molto simile anche sull'Irlanda in un articolo intitolato «Non è semplice fortuna». L'Irlanda vanta il quarto PIL al mondo. Alla metà degli anni Ottanta l'Irlanda era una palude con un livello di reddito medio inferiore del 30% a quello dell'Unione Europea. Oggi i redditi irlandesi sono del 40% superiori alla media dell'Unione Europea. Questo cambiamento così notevole è stato una fortuna semplice da parte degli irlandesi? Non affatto, è il risultato di una serie di decisioni caparbie che hanno fatto dell'Irlanda un paese che è passato da una grande stagnazione governativa a un paese in cui prosperava il libero mercato. Questo l'hanno scritto nel 2007. Un anno dopo lo scoppio della bolla speculativa, mentre l'Irlanda era in caduta libera. E che cosa ci viene detto adesso? Qual è la risposta? Decisioni caparbie che hanno fatto passare il governo da una grave stagnazione di governo a una crescita del libero mercato, con una crescita di zero. In realtà non hanno imparato niente dai loro errori del passato. Anzi, addirittura Trichet è andato a salvare l'Irlanda nel 2004 dicendo: l'Irlanda dovrebbe essere il modello per i paesi che si apprestano ad aderire all'Unione Europea. But we have seen
Ma noi abbiamo già visto questo film, l'abbiamo già visto più volte in molti paesi. Lo abbiamo visto nella crisi degli istituti di risparmio e mutui, ma poi è arrivata la crisi dell'epoca Enron. E adesso vorrei concentrarmi su un solo aspetto. Ancora una volta c'erano frodi sul controllo contabile che sono cresciuti a una velocità inimmaginabile, ma molti si sono dimenticati che la maggior parte delle più grandi banche del mondo sono state più che volenterose ad aiutare Enron nel suo frode. Si sono resi complici di questo, sapevano che Enron era intenta in attività che rappresentavano frode e le hanno aiutati perché in questo modo anche loro, diciamo, potevano accumulare un valore superiore. Questo è stato studiato da indagini, abbiamo centinaia di pagine, ma nessuna delle grandi banche tradizionali è stata incriminata. C'è stata un'indagine criminale nei confronti di Merrill Lynch che però i tribunali hanno ostacolato. Addirittura la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sentenziato che solamente il governo può presentare delle denunce civili e quindi avviare un iter processuale contro le banche che hanno favoreggiato atteggiamenti fraudolenti. Pensateci un po', potete avere una prova irrefutabile che una banca abbia favoreggiato la Enron, che l'abbia fatto con cognizione di causa, che abbia portato a centinaia di milioni di perdite, però non potete denunciare quella banca. Ecco che cosa ne è stato della legge negli Stati Uniti. Quindi, questo ci lascia con una domanda. Il governo denuncerà? La Federal Reserve, sappiamo recentemente da recenti testimonianze di fronte alla Commissione Nazionale che sta investigando l'attuale crisi, ebbene la leadership si è opposta strenuamente a interagire, diciamo, ad adottare azioni contro le banche e solamente quando la Security and Exchange Commission, la SEC, è intervenuta, la Fed diciamo si è sentita imbarazzata e obbligata a assumere una qualche azione, ad agire. Sappiamo anche da questa testimonianza veramente straordinaria del responsabile della supervisione presso la Federal Reserve da tantissimo tempo che lui è rimasto profondamente scosso dal fatto che la maggior parte delle più grandi banche al mondo avevano aiutato Enron nel commettere la propria frode. E quindi ha messo assieme un incontro, preparando un brief per sottoporlo ai leader della Federal Reserve. In quella riunione, gli alti funzionari della Federal Reserve e il capo economista della Federal Reserve non hanno criticato Enron e non hanno criticato le banche che hanno favoreggiato Enron nella commissione di questa frode. Se la sono presa con il supervisore, come osava criticare le banche? E questa era l'era e continua ad essere l'era, almeno negli Stati Uniti, della reinvenzione del governo, che è, se vogliamo, un modo neoclassico e neoliberista per essere soft nei confronti delle banche. E io personalmente ho assistito quando è arrivato un funzionario di Washington a una delle nostre conferenze di formazione
e ci ha istruito di riferirci alle banche come ai nostri clienti. Noi eravamo i regolamentatori e non solo dovevamo riferirci a loro come clienti, ma in teoria li dovevamo trattare da clienti. E quindi, essendo un tipo silenzioso, io mi sono alzato e ho iniziato a protestare. E semplicemente loro hanno urlato più forte. All right. Ecco qua. So, this is occurring. Quindi questo è ciò che sta accadendo nel 2001, 2002, 2003, 2004. At that point, Italy enters the picture. A questo punto arriva l'Italia nel nostro quadro. E arriva l'Italia perché c'è stato il caso Parmalat. E arriva l'Italia perché ancora una volta c'è una gravissima frode collegata ai controlli contabili, dove l'amministratore delegato, presidente, sta rubando alla Parmalat e portando il denaro fuori dall'Italia in paradisi fiscali, dove li potrà nascondere in una serie di complessi incastri di aziende progettati esplicitamente per nascondere l'inganno. E che cosa dice la Federal Reserve a proposito di tutto ciò? Beh, innanzitutto si vanta delle proprie azioni per l'attuazione della legge. E notate però che non nominano queste grandi istituzioni. In queste azioni di attuazione, alcuni grandi istituti sono stati invitati a rivedere le loro pratiche di gestione del rischio, dove gli esaminatori hanno individuato delle manchevolezze da parte di queste istituzioni nell'identificare talune transazioni che rappresentavano un elevato, accresciuto rischio giuridico e alla reputazione. In particolar modo nei casi in cui le transazioni sono state utilizzate per facilitare la contabilità di un cliente o gli obiettivi fiscali di un cliente che hanno portato come risultato a una rappresentazione falsificata dell'effettiva situazione finanziaria di quell'azienda al pubblico e ai regolatori. Quindi questo è un altro passaggio che richiede una traduzione, non perché l'ho scritto in inglese, ma perché è stato scritto per non essere capito. Che cosa ci stanno dicendo qua? Innanzitutto si vantano di questa azione nell'attuazione delle norme che hanno cercato in ogni modo di non fare e che alla fine è stata assolutamente inutile. In secondo, notate qual è la loro preoccupazione. La loro preoccupazione, vediamo se lo trovo, eccolo qua, accresciuto rischio giuridico e alla reputazione. Quindi si preoccupano che quando la banca aiuta Enron o Parmalat a frodare, possano essere scoperte. E in questo caso la reputazione delle banche ne soffrirà. Non sono preoccupati degli azionisti della Enron. Non si preoccupano dei 12.000 dipendenti di Enron che hanno perso il proprio lavoro. Non si preoccupano dell'economia del Parmense. Non si interessano di nulla di tutto ciò, non ne parlano nemmeno. E sicuramente non si preoccupano della moralità. Vediamo la vecchia scuola.
Io forse sono vecchio stampo, ma quando io ero un regolatore, ho sempre pensato che se le banche che io stavo controllando ingaggiavano operazioni di frode, il mio primo lavoro era quello di mettere fine a tutto ciò. Secondo, il mio lavoro consisteva nel rimuovere da quella posizione l'amministratore delegato. Terzo, aiutare le autorità legali a processarlo e a mandarlo in galera. E quarto, il mio lavoro consisteva nel denunciarlo in modo che se ne andasse senza una lira, o un euro o un dollaro. Ma adesso tutto ciò non è più. Però voi lo sapete. Lo sapete perché probabilmente avete visto questo film, Il gioiellino. Primo richiamo. E probabilmente sapete ciò che la Citicorp ha chiamato il veicolo speciale, che ha creato per promuovere il saccheggio di Parmalat. In realtà credo che questo significhi buco nero. Questo era il nome che è stato dato. Ed è bellissimo. Citicorp alla fine ha detto che si rammaricava di una cosa, di averlo chiamato buco nero. L'unica cosa di cui è stata onesta. L'unica cosa di cui è stata onesta è l'unica cosa di cui si rammarica. Di quello che ha fatto all'Italia e a Parma non le si interessa più di tanto. Allora, che cosa è emerso in questa crisi? Questa è la relazione della Commissione Nazionale sulla nostra crisi. Noi concludiamo che i fallimenti diffusi nella regolazione e supervisione finanziaria, che le carenze in questi aspetti sono risultati devastanti per la stabilità dei mercati finanziari della nazione, che le sentinelle non erano ai loro posti di guardia a causa della fede diffusa nella natura di autocorrezione dei mercati e nella capacità delle istituzioni finanziarie a controllarsi in modo efficace. Quindi diciamo che si dà la colpa a Greenspan e alla sua ideologia di deregolamentazione che avrebbe potuto contribuire ad evitare una catastrofe. Ma queste sono parole, questa è un'immagine. La persona che vedete qui, questo signore, è Censo Gillerin. That translates very well into Italian, I say. He was the head. E lui era il capo of the agency I used to work for. Dell'agenzia per cui io lavoravo. He is standing next to the three e sta vicino ai tre principali lobbisti del settore bancario in America. And the guy who will be his successor. E al suo futuro successore. They are poised and posed. Sono pronti in posa vicino a una pila di normative federali. E non so se si vede, ma se era troppo sottile, e sono legati con un nastro rosso, che in inglese vuol dire burocrazia. E il messaggio è: noi lavoreremo insieme ai nostri clienti, le banche, per distruggere tutta la normativa, e il motivo per cui abbiamo portato una sega elettrica è di chiarire che tutto sarà distrutto. Che dire a proposito dell'Europa?
c'è stato un dissenso alle conclusioni che io ho appena letto. Loro hanno sostenuto che la deregolamentazione non avrebbe potuto rappresentare la principale causa della crisi in America, perché la crisi in realtà è avvenuta anche in Europa. È tutto ciò che hanno detto. Hanno dato implicitamente per scontato che l'Europa sarebbe fosse con un atteggiamento più rigido nei confronti della normativa bancaria. E concludo con queste parole della relazione sulla crisi irlandese. Ci sono state dei punti deboli generalizzati nella normativa dell'Unione Europea e nell'attività di supervisione UE. Quindi diciamo che il dissenso non è che si fosse sbagliato molto. Anzi, aveva ragione, è importante guardare in Europa e gli stessi meccanismi causali, la deregolamentazione, la desupervisione e queste allucinanti remunerazioni dei dirigenti hanno spazzato l'Europa e l'America. E gli economisti hanno ottenuto quello che volevano e avevano previsto che sarebbe stato meraviglioso. Invece ha prodotto una catastrofe.